Si parte con il solito ottimismo nonostante il tempo non certo incoraggiante in questo secondo trofeo carriera podium, riservato alle ragazze della categoria esordienti. La gara al secondo anno di attività vede alla partenza ben 75 atlete, in rappresentanza di 23 formazioni, per la soddisfazione del team locale Nuvolento, che si è prodigato nell'organizzazione. Gara bagnata dunque, ma come vedremo nelle immagini, il brutto tempo non ha impedito alle nostre coraggiose ragazze di affrontare la competizione con il solito agonismo che contraddistingue questa categoria. In programma un tracciato impegnativo con la breve e insidiosa salita di Sant'Andrea da ripetere più volte, il tratto più impegnativo dal punto di vista altimetrico dei 30 km previsti. Gara che nella prima parte vede spesso la testa del gruppo frazionarsi sul tratto in salita e con le formazioni Nuvolento e Valcar spesso tra le più determinate nel cercare il vantaggio, ma plotone che si mantiene sempre a breve distanza per poi, seppur frazionato, rientrare sulla testa della corsa. Gara comunque intensa che ha determinato chilometro dopo chilometro la prevista selezione naturale, con le più giovani spesso in difficoltà a tenere il passo delle compagne più mature. Quindi praticamente dimezzato il numero delle partenti, nonostante la media pari a 33 km orari non sia stata particolarmente alta. Cambi di ritmo sotto la spinta dei tifosi presenti sulla breve salita hanno comunque determinato una situazione di gruppo compatto, con le più preparate che si sono sapute mantenere stabilmente nelle prime posizioni del gruppo. E al suono della campana vede un gruppetto forte di una quindicina di atlete con un leggero margine di vantaggio sul resto della corsa. Nelle prime posizioni del gruppetto di testa troviamo con il dorsale 22 Desiree Belloli del team Valcar, con il dorsale 24 Prisca Savi, maglia team Pink, seguite da una maglia Nuvolento e da tutto il resto del plotoncino, che aspetta senza fretta di confrontarsi per l'ultima volta sulla breve salita di Sant'Andrea, vero trampolino di lancio del percorso di Nuvolento. Velocità che aumenta e maglia rosa nera di Prisca Savi in prima posizione nel tentativo di guadagnare qualche secondo di vantaggio sul resto della comitiva. La strada sale e diventa sempre più impegnativo mantenere il vantaggio. La scia della coraggiosa Prisca allunga con decisione un atleta in maglia orinese. Si tratta di Sonia Rossetti che, pedalata dopo pedalata, guadagna qualche metro di vantaggio e si lancia senza pensarci due volte a capofitto in discesa. Ora pochi e veloci chilometri la separano dalla fettuccia d'arrivo. Un margine esiguo, poche decine di metri di vantaggio da difendere con i denti fino alla fettuccia d'arrivo per conquistare questo secondo trofeo carriera podio. Si gira per controllare il vantaggio Sonia, il gruppo alle spalle è molto frazionato e la voglia di portare a termine l'attacco è più forte della fatica. Ed eccola lì in fondo al viale d'arrivo ancora in perfetta solitudine. Il gruppo incalza ma ormai è troppo tardi, il gradino più alto del podio è suo. Argento per Eleonora Gasparrini e bronzo per Greta Tebaldi. Sonia, un attacco deciso sulla salita di Sant'Andrea, la vittoria è stata tua? Sì, ho attaccato l'ultimo giro e oggi quella era la mia idea di andare a vincere e come mi ha detto mio papà di scattare sono partita e ce l'ho fatta, ho insistito e ce l'ho fatta. A chi la dedichi? La dedico al mio direttore sportivo e alla mia famiglia. Leggiamo l'ordine d'arrivo, decima posizione per Belloli Desiree del team Valcar, nona la sua compagna di squadra Bosisio Sara, ottava Faticati Giulia del team Pink, settima Serlonghi Marta del team Nuvolento, sesta Barale Francesca del pedale Ossolano, quinta Barbero Camilla dell'Esperia Piasco, quarta Savi Prisca del team Pink, terza Tebaldi Greta della Polisportiva Volgare, seconda Gasparrini Eleonora Camilla della Nonese Cycling Team e vincitrice Rossetti Sonia della Orinese.
iscriviti al canale YouTube di Pianeta Ciclismo. È una produzione Pianeta Giovani. Pianeta Ciclismo è anche social con Facebook e Twitter. Pianeta Ciclismo è una produzione Pianeta Giovani.